Vediamo questo esercizio numero 7, in cui c'è un filo rettilineo percorso da 8 A di corrente e lì vicino c'è una spira rettangolare percorsa da 6 A di corrente in senso orario. I lati della spira sono 3 cm la base, 5 cm l'altezza e il lato più vicino della spira è distante 2 cm dal filo. Bisogna analizzare tutte le forze che agiscono sulla spira, c'è una forza magnetica per ogni lato. E vedere che effetto hanno queste forze. Su ciascun lato della spira agisce il campo induzione magnetica del filo. Con la regola numero 1 della mano destra, ponendo il pollice in basso, le dita ci dicono il verso delle linee circolari del campo B. Quindi questo verso è orario, senso orario. A noi interessano in particolare le due linee, questa che attraversa e va a finire sul lato vicino della spira. Il lato AD e l'altra linea più larga che invece va ad agire sul lato lungo, sul lato lontano della spira, cioè BC. Sappiamo che il campo induzione magnetica è un vettore che è sempre tangente alle linee in ogni punto. Un vettore tangente in ogni punto, questo vettore quando compie questo giro e arriva in questo punto, ci appare visto da davanti, questo vettore quindi di punta. E lo stesso il vettore campo induzione magnetica B quando arriva su quest'altro lato, soltanto che sarà più debole sul lato lontano, perciò io ho disegnato una serie di pallini più piccoli sul lato lontano e più grandi sul lato vicino, sempre però che vengono verso di noi, perché il campo B esce dal foglio. Inoltre ci sono tantissime altre linee che vanno ad agire sui lati orizzontali della spira, facendo dei campi progressivamente decrescenti di intensità e sempre rivolti ad uscire dal foglio verso di noi. Questi campi induzione magnetica generati dal filo li ho chiamati B1 su questo lato vicino, B2 sul lato lontano, B sopra e B sotto. Ora bisogna vedere che tipo di forze subiscono i quattro lati della spira per il fatto di essere immersi nel campo B esterno generato dal filo. La formula è sempre quella di Faraday. Cominciamo dal lato vicino che subisce la forza F1. La formula sarebbe IL vettore B, però bisogna che adattiamo i simboli a questo caso specifico. Quindi I non è I ma è I', perché è sempre la corrente che subisce il campo esterno e in questo caso la corrente che subisce il campo esterno è I', la corrente della spira. Sarebbe sbagliato scrivere I perché I è la corrente che genera il campo, è la corrente del filo rettilineo, infatti. Poi L va sostituita con H1, cioè con la lunghezza H di questo tratto di spira, cioè del lato sinistro. H1 per indicare che va verso l'alto, perché la corrente scorre in alto. Poi vettore B l'ho sostituito con B1 per far capire che è il campo B generato sul lato più vicino, che è appunto campo che avevo chiamato B1. Qua, come al solito, sono rappresentati i vettori, B1 viene verso di noi, come si vede anche da questo disegno. H1 è orientato verso l'alto perché rappresenta la corrente che scorre da D verso A. E con la regola della mano destra numero 2 viene il medio che rappresenta la forza, viene verso destra. Quindi questo lato sinistro della spira subisce una forza verso l'interno, F1. Ragionando in modo simile, si vede che il lato destro della spira, subisce una forza F2 verso sinistra. I simboli riadattati sono H2 e B2. H2 sarebbe questo lato orientato verso il basso, da B a C, e B2 è il campo B sul lato lontano. Si vede che è cambiato il verso, H1 andava in alto, H2 in basso, e di conseguenza è cambiato il verso della forza. Inoltre questa forza sarà più debole, la F2 rispetto alla F1, perché il campo B2 è più debole del campo B1 e infatti è stata rappresentata più corta questa forza F2. Facciamo la stessa rappresentazione sopra e sotto. Sostituiamo H con B, B che sarebbe la base della spira, B sopra è orientato verso destra, seguendo il verso della corrente, mentre invece B sotto è orientato verso sinistra, come si vede da queste frecce nere. B viene fuori, come sempre, viene verso di noi. Con la regola della mano destra numero 2 scopriamo che
sopra agisce una forza magnetica verso il basso, questa qua, e sotto agisce una forza magnetica verso l'alto. Queste forze magnetiche sono progressivamente decrescenti in intensità, come intensità, perché è decrescente il valore del campo B. Alla fine comunque queste forze sopra e sotto si annullano le une con le altre nel caso in cui la spira sia rigida e indeformabile. E dunque queste forze non hanno effetto netto, avranno effetto netto soltanto le forze F1 e F2 che daranno una risultante netta verso destra. Calcoliamo adesso F1, poi calcoleremo anche le altre. L'angolo tra il vettore della corrente, questo, e il campo B1 è di 90 gradi, come si vede bene anche da questo disegno, un vettore verso l'alto, un vettore che esce verso di noi, l'angolo è 90 gradi, quindi il seno fa 1. Dobbiamo sostituire la formula di Biot-Savart per calcolare il campo B1. In questa formula dobbiamo mettere la corrente del filo, perché è il filo che genera questo campo. E dobbiamo mettere come distanza dal filo questi 2 cm, perché stiamo calcolando la forza sul lato vicino. Ricordando che μ0 è 4π greco per 10 alla meno 7 newton su ampere quadrato, diviso 2π greco rimane soltanto questo 2. Andiamo a sostituire i numeri. Il primo è la corrente nella spira, 6A, H1 è l'altezza della spira, quindi 5 cm, 2 per 10 alla meno 7 newton su ampere quadrato l'abbiamo appena visto, poi c'è la corrente nel filo 8A e la distanza tra il filo e il lato vicino che era 2 cm. Semplificando le unità di misura e facendo i calcoli viene 24,0 micronewton, cioè milionesimi di newton, una forza molto piccola. Infatti abbiamo visto anche negli esperimenti, nei primissimi video, che la forza che si esercita tra due fili, in questo caso si può immaginare come due fili paralleli percorsi da correnti in versi opposti, è estremamente debole. E a malapena si riusciva a vedere questa forza anche mettendo i due fili a distanza di 1 o 2 mm, figuriamoci a 2 cm. Un'altra buona osservazione potrebbe essere che, considerando sempre per adesso soltanto il lato vicino della spira, questo lato è come un filo rettilineo parallelo al primo filo, e quindi abbiamo due fili percorsi da correnti discordi che rappresentano in pratica l'esperimento di Ampère, e noi sappiamo che quando le correnti sono discordi le forze sono repulsive, quindi questa F1 sarebbe la forza repulsiva dell'esperimento di Ampère tra il filo percorso da corrente I e il filo AD. Ora proseguiamo con il calcolo della F2 sull'altro filo, cioè sul lato lontano della spira. Il calcolo è identico a prima, l'unica cosa che cambia è che il lato lontano della spira non è distante 2 cm ma 2 più 3, perché 3 era la base della spira, quindi 5 cm. Quindi qua sotto non c'è più 2 cm ma 5 cm, e questo rende più debole la forza F2 rispetto alla forza F1, infatti viene 9,6 micronewton invece di 24,0. Per quello che riguarda la forza nella parte superiore della spira, quindi F sopra, questa è una forza variabile con la distanza, con l'allontanamento dal filo sorgente, quindi andrebbe calcolata usando metodi di analisi differenziale. Adesso noi ci limitiamo a fare un calcolo semplificato, immaginando di considerare il valor medio, una specie di valor medio di questa forza sopra, prendendo il campo B nel punto medio di questo lato. Il risultato lo considereremo una specie di forza media, anche se a rigore non lo è. Il calcolo è simile a quello che abbiamo fatto poco fa. La distanza del punto medio di questo lato dal filo sorgente è di 2 più 1,5, quindi 3,5 cm. Ecco infatti che nella formula di Biot-Savart al posto di B ho scritto B medio, in pratica una specie di B medio, a rigore non lo è. Comunque ho messo qua sotto la distanza dal filo sorgente da qui a qui di 3,5 cm. Inoltre ho sostituito H, che è l'altezza della spira, con B,
perché il lato della spira che sente la forza sopra è lungo 3 cm. Ed eccolo qua, infatti. Svolgendo questi calcoli viene 8,2 mN e lo stesso vale per la forza sotto, perché i valori sono identici a quelli sopra. In conclusione, la forza sopra e la forza sotto, abbiamo detto, si annullano una con l'altra, mentre invece la forza 1 e la forza 2 danno una forza totale pari alla loro differenza, F1-F2, quindi 24,0-9,6 micronewton, in pratica sono circa 14 micronewton, cioè questa spira nettamente, come risultato netto, è spinta verso destra con questa piccola, debole forza totale.